Allora, benvenuti a tutti, buon pomeriggio, permettetemi di presentarmi innanzitutto. Io sono Edoardo Vigna, sono il caporedattore responsabile al Corriere della Sera dell'inserto Pianeta 2030, che è l'inserto che il Corriere dedica ogni mese, e uscirà domani il nuovo numero, all'ambiente e alla sostenibilità. E proprio per questa ragione sono felice di essere qui con voi per questo evento, che si intitola Transizione ecologica e digitale, percezioni e visioni per un futuro sostenibile. Voglio dire solo due cose, i partecipanti sono molti, e quindi per lasciare la parola il più possibile a tutti mi limito veramente a dire due idee. La prima è che non poteva esserci un titolo e un sottotitolo più giusto in questo momento: percezioni e visioni per un futuro sostenibile. Per quanto sia possibile, impossibile guardare al futuro in un modo progettuale, in un momento come questo, in cui c'è addirittura una guerra in corso, io penso che sia proprio in questi momenti che sia importante che la classe dirigente di un paese, di qualsiasi area, quindi dall'università all'iniziativa privata, soprattutto alle istituzioni, sia in grado di riflettere, di guardare agli sviluppi possibili e al modo di gestire queste transizioni. Queste transizioni non sono arrivate per caso, e soprattutto l'Italia ha dimostrato di essere consapevole, pienamente consapevole, di essere al cuore di un cambiamento climatico e non soltanto climatico. La transizione digitale non è assolutamente secondaria rispetto a quella ecologica. L'Italia l'ha messo nero su bianco nel testo introduttivo della missione 2 del Piano Nazionale di Resilienza, di Ripresa e di Resilienza. In questo testo ha riconosciuto, facendo riferimento alla scienza ormai consolidata, e anche questa non era così scontato, perché siamo arrivati da anni di negazionismo climatico, per esempio, che tutti quanti ricordiamo benissimo, perché era solo l'altro ieri, se non addirittura ieri. Ha riconosciuto l'importanza della transizione, e gli obiettivi e le scadenze sono state quelle del 2021 raggiunte, quelle del 2022 sono molte e devono essere, e le scadenze sono fissate, ma è riconosciuto il fatto che l'Italia ha un'urgenza di un intervento in questo senso. E tant'è vero che si dice appunto che si deve tener conto di tutte le esigenze del nostro paese. Una seconda considerazione è che il PNRR, pur in una situazione di conflitto come questo, è una priorità. Sono necessarie e saranno sicuramente necessarie delle rimodulazioni, e non soltanto nella missione 2, che è quella appunto dedicata alla rivoluzione verde, ma in tutto il PNRR. Ma è proprio in questo momento, e devono essere attive tutti i soggetti, a cominciare dall'università. E questo, se noi vediamo i bandi del PNRR che stanno andando a compimento per la fine di giugno e poi per la fine di dicembre, le università sono protagoniste. Questo è molto importante per tutti i protagonisti dell'università, docenti e studenti. Quindi io credo che questo incontro sia, e le voci che via via si succederanno, hanno un ruolo importante per dibattere e per arrivare anche a delle conclusioni concrete. Allora, ancora due cose invece per spiegare che l'evento di oggi rientra nell'ambito del progetto Occupazione, Ambiente e Nuove Tecnologie, dialoghi in accademia tra istituzioni, operatori economici, società civile e associazioni studentesche, che è stata realizzata anche grazie all'Ufficio del Parlamento Europeo in Italia, e avremo anche le voci dei rappresentanti, e rientra in un format che ha un bellissimo hashtag, la parola con.
C'è un problema tecnico. Non si sente. Non si sente. E non si vede neanche. No, si è, risulta silenziato il microfono. Ecco, adesso non più. Si sentiva prima? Adesso sì, bene. Ora sì. Prima si è sentito, sì? Prima no, c'è stato un... Non si è sentito per pochi secondi. Okay. C'è stata una breve interruzione, niente di... Grazie, non so come mai, ma ci sono, diciamo... Ecco, dicevo che è stato appunto realizzato da 4 centri di documentazione europea che rappresentano varie aree geografiche italiane e che è all'interno di un progetto di rete dei centri del 2021. Discutere delle varie idee che sono state messe sulla piattaforma della conferenza sul futuro dell'Europa. Il progetto è anche inserito tra le iniziative dell'anno europeo dei giovani 2022, che sento altri, ma mi sembra giusto. E dicevo, l'anno europeo dei giovani 2022 è anche un'altra grande occasione su cui vale la pena, varrà la pena anche continuare ad avere grande attenzione. Permettetemi ancora di aggiungere i nomi del team, di ringraziare. Di solito i ringraziamenti si fanno alla fine come nei film, io li faccio all'inizio. Ringraziare il team organizzativo che è composto per l'Università di Salerno da Maria Senatore, che è responsabile documentalista del Centro di Documentazione Europea appunto dell'Università di Salerno, Maria Rosaria Califano, direttore del Centro Bibliotecario di Ateneo, Stefania Leone, direttore responsabile scientifico dell'Osservatorio Giovani UNISA, Claudia Capone, coordinatrice area progetti, e Venere Pasca, borsisti di ricerca di comunicazione pubblica. Per l'Università del Molise invece Rosanna Cifolelli, responsabile documentalista del Centro di Documentazione Europea, e Carmela Basile, responsabile dello Europe Direct del Molise. L'evento è registrato, devo ricordare anche questo aspetto, e sentite ancora la mia voce, ma in realtà io leggo un intervento introduttivo che arriva dalla vicepresidente del Parlamento europeo, Pina Picerno. E, lo leggo rapidamente, cerco anche di dare il giusto tono e peso alle parole che ha mandato la vicepresidente. Carissime tutte e tutti, è con grande piacere che vi invio queste poche righe di saluto, ma spero significative, in vista della seconda parte dell'evento a cui ho preso parte personalmente lo scorso dicembre. Parlare di transizione ecologica e digitale significa parlare di futuro, ma anche di rivoluzione, perché tutto quello che l'Europa ha fatto in questi ultimi anni non è una semplice scelta di indirizzo politico, ma un vero e proprio cambio del nostro modo di vivere. Dall'ultima volta che ci siamo confrontati, a dicembre appunto, è successa una cosa che ha stravolto il nostro mondo e che per molti versi non ci aspettavamo. L'invasione dell'Ucraina da parte della Russia di Putin ha sconvolto non solo chiaramente la vita delle cittadine e dei cittadini ucraini, ma ha avuto anche una serie di conseguenze serie per la nostra vita. La transizione verso un mondo più verde e economicamente sostenibile ha subito un'accelerata e uno shock che non ci aspettavamo e che ci costringe a rifare i conti con i nostri piani di conversione della nostra economia. Pensiamo infatti, se da un lato abbiamo sempre più bisogno di energie da fonti rinnovabili, proprio per non dipendere più dalle energie fossili russe, al contempo la crisi ha colpito anche l'approvvigionamento di grano, rimettendo in competizione, se vogliamo, la produzione di biocarburanti con la produzione di cibo e mangimi. Questo solo per farvi un esempio di come questa transizione ecologica e digitale sia una vera rivoluzione, che però dipende dal mondo in cui viviamo, dal corso stesso della storia e dalle scelte coraggiose che i politici e i cittadini fanno quotidianamente. In questa occasione, in cui ascolterete relazioni su diversi aspetti della digitalizzazione e della sostenibilità, tenete sempre a mente che una politica globale è quella di cui stiamo parlando, che è una politica con la P maiuscola, perché il nostro modo di vivere ad essere al centro di questa rivoluzione e non un solo settore o un comparto industriale.
Il Parlamento, come avete potuto notare anche nelle ultime settimane, è al centro del dibattito politico internazionale e continua nel suo lavoro intenso di indirizzamento veramente europeo rispetto agli interessi dei singoli Paesi membri. Dovremo continuare su questa strada anche per quel che riguarda la transizione ecologica e digitale, affinché questa transizione non lasci indietro nessuno. Vi ringrazio l'attenzione e a nome del Parlamento europeo vi auguro un buon lavoro. Pino Picierno. Ecco,